AIM Italia Conference 2019, siamo con il dottor Cristian Simoni, che è CEO, cioè amministratore delegato di Monalisa Spa. Una storia molto carina, che Monalisa Spa fa, lo diciamo all'inglese, children's wear, cioè abbigliamento per bambini, molto internazionalizzata, con un buon bilancio 2018, adesso poi ci dirà come si sta muovendo per il 2019. Ecco, insomma, come la domanda, ci può presentare in poche parole Monalisa e anche il suo modello di business? Sì, Monalisa è una società nata nel 1968, come anticipava lei, quindi oltre 50 anni fa, da sempre specializzata in prodotti di moda per bambini, prevalentemente abbigliamento, ma anche accessori, borse, calzature, più recentemente allargando la gamma di prodotti sotto il cappello di questo lifestyle brand che è Monalisa, sono stati introdotti prodotti di cosmesi e una linea di arredamento sempre per bambini. E operiamo nella fascia alta del mercato, quindi i nostri competitor oggi sono i grandi brand del lusso che hanno dentro di sé anche una parte di abbigliamento dedicata proprio ai più piccoli. L'azienda opera su tre canali distributivi principalmente, quindi storicamente l'azienda era un'azienda esclusivamente wholesale, quindi rivendeva a venditori di prodotti per bambini, quindi a negozianti multimarca che avevano la Monalisa nel proprio portafoglio brand insieme ad altri marchi importanti. E negli ultimi anni a questo canale wholesale si sono aggiunti le vendite online gestite direttamente dall'azienda, che oggi pesano oltre il 3% del fatturato, a cui si aggiunge un altro 3-4% di vendite online fatte attraverso delle piattaforme specializzate. Ma la parte che è cresciuta di più anche nel corso del 2018, che ha contribuito con una crescita a tassi di cambio costanti del 44%, è quella del retail, quindi di negozi monomarca aperti direttamente dall'azienda in Italia e nel resto del mondo. Si è aggiunta questa è molto importante. In quale parti? Ho visto che avete costruito la società, leggo, dov'era? Cina, Brasile, Stati Uniti, Corea del Sud, Taiwan, ecco, Turchia e così via. Sì, diciamo oggi Monalisa è a tutti gli effetti una piccola multinazionale che è passata da un modello distributivo che prevedeva di lavorare con agenti e distributori in giro per il mondo. Nel corso degli ultimi 2-3 anni abbiamo cominciato a aprire le nostre società in diversi paesi, perché noi operiamo da tanti anni all'estero, 2/3 del nostro fatturato, il 67% del fatturato è fatto all'estero in oltre 60 paesi. Però ecco, mentre prima si lavorava prevalentemente con agenti e distributori o clienti direzionali esteri, nel corso degli ultimi anni abbiamo aperto società in Cina, Hong Kong, in Turchia, negli Stati Uniti. L'ultima nata è quella giapponese, che ci guiderà nel corso, dalla fine di quest'anno e nei prossimi anni, nello sviluppo su questo importante mercato. Senta, siamo alla AIM Conference, voi incontrate gli investitori, vi presentate, possono conoscere e parlare, ecco, come stiamo facendo noi, non siamo investitori ma stiamo parlando appunto con lei che è un CEO. Se tornasse indietro l'azienda, si quoterebbe? Che vantaggi ha avuto dalla quotazione? Sì, assolutamente sì, anzi forse ancora con maggior convinzione. Noi ci siamo quotati sull'AIM a luglio dell'anno scorso, quindi è meno di un anno che siamo quotati, quindi non so se è troppo presto per fare un bilancio, però per ora direi assolutamente sì, non solo per quello che è successo dopo, cioè con l'IPO e quindi l'incremento del capitale sociale. Noi si è fatto un IPO quasi esclusivamente in aumento di capitale sociale a pagamento, quindi abbiamo raccolto oltre 17 milioni di euro che servivano per finanziare un progetto di sviluppo molto molto ambizioso, quindi l'alternativa sarebbe stata quella di indebitarsi, e tra avere debito e avere patrimonio netto, insomma, c'è una bella differenza. Oltre a questo, l'azienda è cresciuta molto da un punto di vista di governance, di managerialità e di altri aspetti importanti, diciamo più intangibili, che sono sempre più necessari per competere in un mercato che è sempre più concentrato e dove la sfida è
sempre più con aziende molto grandi, molto strutturate. Ecco, perché prima proprio prima di iniziare la trasmissione le dicevo è un mercato, credo, molto competitivo. E lui mi ha detto sì, è competitivo, ma è soprattutto concentrato. Sì, diciamo rispetto al passato dove il settore era frazionato in tante microimprese, la direzione che il settore ha preso in questi ultimi anni è quella di andare verso veramente una concentrazione su pochi gruppi più grandi, più sani e con cui chiaramente è una sfida più grande competere. Quindi questo era un passaggio fondamentale nel ciclo di vita dell'impresa. Ecco, voi siete di Arezzo, diciamo, quindi proprio insomma Monna Lisa. Cinquecentenario di Leonardo. Sì, sì. Senti, io la ringrazio moltissimo perché ci ha fatto un quadro chiarissimo, anche tratteggiando anche in maniera suggestiva. Ricordo, è il dottor Cristian Simoni, che è CEO, cioè amministratore delegato di Monna Lisa Spa. Bene. Grazie a lei.